Oh, che spavento! E che è una riunione? Hai perso un compagno? No! Hanno sparato a Maximov! Signori, bomba a mano, non vi siete arresto preliminare. Oh, va che bella prigione che abbiamo adesso. Veicolo, ho visto giorni migliori. Anni sono stati crudeli. Ora ho capito perché mi sembravi strano. Avevo già visto la tua faccia. Si dice cemento armato, ciccio, non cemento ubriaco. E che stracocchio. Wey, 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 wey. Pezzo di erba. Dove poi è l'aereo? Ecco l'aereo. E voilà, abbiamo recuperato. Oh, money. Compagni, bentornati su Contraband Police 1979 Edition. Siamo al settimo giorno e improvvisamente missione principale è cambiata. Sono state introdotte nuove norme in vista del vertice del partenariato del nord in corso a Satekan. Per dare un'immagine corretta della nostra nazione, il partito vieta l'ingresso agli automobilisti le cui auto presentano danni. È un modo gentile per dire che dovremmo tipo rifiutare tutti, figlioli. Ok, questa nuova modalità mi sta intrigando veramente un sacco, per quanto è veramente complicata. Abbiamo un nuovo contrabbandiere a cui mancano gli specchietti. Questo ce li ha, ma porca di quelli per porca. Signore, buongiornissimo. Mi auguro per lei che il suo veicolo sia a posto. Il signor Alvar Atmaka, zio Billy. Non davvero in sto gioco, i nomi sono veramente strambi. 21 giugno, quindi ti salvi. 20 dicembre, trasporta due capre. Vediamo un po', sono tutte reali? Una e due, ottimo. Comunque i fanali mi sembrano a posto, i finestrini sembrano a posto, c'è il paraurti. Signore, allora cerchiamo di affrettare il tutto perché ieri mi hanno fregato col discorso dei turni di lavoro. Quel cocchio di orologio in basso a destra sta avanzando anche troppo rapidamente. Forza, avanti il prossimo, che stracocchio. Dobbiamo cercare di guadagnare quanto più denaro possibile perché l'ho speso tutto per comprarmi il mitragliatore, yay. Ingresso valido, ispezione perfetta, $160. Ciao principessa, buongiorno, come va? Tutto bene? Dammi i documenti. Ok, iniziamo partendo dai controlli, vediamo un po'. Aia, vedo un fanalino rotto, un finestrino rotto, un altro fanalino e un altro finestrino. Della serie è meglio abbondare, quindi du finestrin e du fanalin. Signor Vladislav Ignatov. Ok, l'auto è una Zaved, Vladislav, tutte cose. 23, 4 giugno, 1520 kg di peso massimo trasportabile, ma tu a 1690. Stai trasportando 5 bagagli e 2 di sapone. Allora, violi già le norme di ingresso e il peso del veicolo. Ste cose non vanno bene, Vladislav. Non voglio controllarti sta roba, ti giuro, non voglio controllarti sta roba. Quindi ti rifiuto a prescindere e vi sarò tutti felici e contenti. Che incocchiato che sei, Vlad. Avanti il prossimo, a forza. La cosa strana è che per adesso non è arrivato alcun criminale. Qual è la missione del giorno, peraltro? Sono stato promosso. Yay, yay. Signore, scusi, non l'avevo vista col braccino lì da 26 minuti. Oh, quindi adesso possiamo anche guadagnare più denaro. Signor Otmane Yilmaz. Carca miseria, è un cugino di Yilmaz a cui gli ho fatto il mazzo lo scorso episodio. Sembra tutto corretto, il logo è corretto. X, WM, bla bla bla. Vabbè, ma è rotto questo? Non riesco a capirlo, no, è integro. Sembrava rotto per una frazione di secondo. No, il veicolo è in ottime condizioni. Non stai trasportando nulla, quindi vabbè, è dentro il peso se non sta trasportando nulla. Dai ciccio, affrettiamo il tutto per una buona volta, approviamo. E vi sarò tutti felici e contenti. Che ore sono nel frattempo? È già mezzogiorno quasi, forza! Avanti il prossimo. Speriamo che non provino a far breccia al posto di blocco, altrimenti gli sparo sul posto. Non c'ho voglia di fare inseguimenti. Ora ci danno $190. Che meraviglia, signore. Bravo, si fermi lì. No, scusi, ho sbagliato a cliccare. Non volevo farla scendere dal veicolo. Ma va bene così, si sgranchisca le gambe e mi dia anche i documenti quando un secondo. Il signor Abron Muraton. Con un nome del genere, 17 maggio. Ho un paio di cose. Hai qualcosa da vendere? I calci in cu. In effetti ho otto robe da vendere. Allora, aspetta un secondo. Lui compra vodka liscia. Fermo. Ho della vodka. Aspetta, non penso di averla restituita ancora. Signori, non rompete le balle là dentro. Appena possibile vi faccio fare una piccola vacanza. Allora, vodka sicuro. Vediamo se mi compra anche delle sigarette, che non sarebbe male. Sì, lo so, tecnicamente è un comportamento illegale, ma lo faccio per ottenere denaro. Aspetta, non avevo preso due bottiglie? Cacchiarola, avevo fatto confusione. E nel frattempo l'orologio avanza. Però insomma $78 non li butto decisamente via. E per il resto compra pacchetti di caffè e sacchi di patate. E dove poi li trovo? Vabbè, senti ciccio, facciamo così. Mi sembri una persona a posto, non mi metto neanche a controllare il tuo veicolo. Oddio, spero di non aver fatto una minchiata delle mie. Anche perché è passato troppo tempo. Purtroppo devo correre il rischio. Sono un attimino in ansia. Che gli specchietti li aveva, no?
Anche il tizio. Ehi, ehi, sei troppo veloce per quello che mi riguarda. Bravo, vedo che ci siamo capiti. Ingresso valido, ispezione aperta. Devo smetterla di continuare a correre così tanti rischi. Allora, signore, come è messo il suo veicolo? Tutto integro? Tutto a posto? Cosa sta accadendo? Oh mio Dio! Oh no, non c'ho voglia di fare i controlli. Dai. Ok, ok, faccio un controllo veloce, veloce. Zio Billy, quanta roba trasportavi? Colleghi, se qualcuno di voi vuole darmi una mano, non è che mi offendo. Allora, non mi metto a controllare se c'è merce di contrabbando, perché mi sembrava un tizio abbastanza legit, ma la lettera di vettura purtroppo la devo controllare. 2-3-10-2, 2-3-10-2, a posto. Makarov, lì, come cocchi ti chiamavi? No, Makarov è quello di Call of Duty, ma insomma ci siamo capiti. Restituisci il carico. Maximov, vabbè, c'ero andato abbastanza vicino. Guarda, gli chiudo anche il coso dietro. Ritornando a noi, il peso massimo è 2750. Uila, sei dentro per buccio di chiurlo? La faccia è la tua? Stai facendo contatto visivo, quindi non sei un cattivone. Per il resto, dai, ti do il timbrino verde, perché sono le 2 di pomeriggio e fino adesso mi sta andando di culo. Ok, dovremmo avere l'ultimo cliente della giornata. Abbiamo oltre 1000 dollari dopo questo cliente, che è cosa buona e tanto giusta, anche se me ne servono molti di più per i futuri potenziamenti. Buongiornissimo, bellezza, come andiamo? Tutto bene? Te li devo chiedere io i documenti. Cosa pensi di dover fare alla dogana? Tira fuori il pipino. Allora, abbiamo un problema fin dall'inizio, signore. Questa non è chiaramente la sua faccia. Oppure lei si è fatto la barba. Controlliamo anche i numeri di passaporto, che di solito è lì che provano a fregarmi senza il benché minimo rispetto. 8, guarda. Ora sospetto cose. Valido fino a 16 giugno. 8 giugno. Adalet Bad... Ok, il nome è giusto, però... Lei mi viene da Al Barak, quindi mi faccia fare un controllino al colore di... questo non va bene. Ok, vediamo se almeno sei dentro i numerini. 1520, 1420, ok. Cos'altro hai di sbagliato, ciccio? Aspetta, va che pirla, non mi ero accorto che i timbri sono sbagliati. No. Questo c'ha anche il carico furbino. Hai troppi documenti irregolari? Non sei un criminale, effettivamente, ma dicevo, hai troppi documenti irregolari perché non ci sia qualche problema. Wait, dove vai? Dove vai? Stati buono! Ti fico la penna su un occhio. Ok, non abbiamo altri clienti, quindi facciamo velocemente il controllo. Non c'era neanche bisogno di tirar fuori tutta sta roba dalla macchina, ma vabbè, dettagli. Do giusto un'occhiata nella valigia. Bravo, tutto bello ordinato. Maximov, sgnacagli tutto in macchina, cortesemente. Allora, ritornando a noi, abbiamo 2, 4... pure la lettera di vettura è sbagliata. Buon uomo! Per non essere un trafficante, lei ha un sacco di irregolarità, ma vabbè, dettagli. Dovrei aver segnato tipo tutto. Guarda quante X, porca la miseria. Chi l'avrebbe mai detto? Ti dobbiamo rifiutare. Ma come? Ma perché? Non lo so. Vieni qua a farmi il furbacchione. Allora, ritornando a noi, cos'è che ci richiedono? Denaro falso per 10. No, mi sa che l'ho riconsegnato tutto. Vediamo un po' cosa abbiamo in magazzino. Non penso di aver più di tanto. No, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, aspetta. Non tanto quanto lo scorso episodio, ma... Oh, ragazzi, i miracoli non li posso fare nemmeno io. Rifiuto giustificato. Ispezione perfetta. 1367 dollari. Allora, il tizio mi aspetta al Motel Karat e io ovviamente vado di viaggio veloce. Come ho detto, anche se ci metto più tempo, va bene così. Sta storia del teletrasporto mi ha semplificato la vita in modi che non pensavo possibili. Ah, il Motel Karat. In un futuro non troppo lontano commetterò una strage incredibile all'interno di questo luogo. Buongiorno. Ok, si cucchi 1, 2, 3, 4 e 5. A posto? Grazie, è stato un piacere conoscerla. Gli posso tipo rubare l'auto? Volevo tipo fare furbacchione, ma vabbè, dettagli. Che faccio? No. Vado ancora di teletrasporto, non devo andare da nessuna parte. Siamo... no, al cimitero men che meno. Siamo messi abbastanza bene da suo punto di vista. Replin, la devi smettere di fumare in parte i serbatoi di carburante. Comincia a diventare un po' pericolosa sta cosa. Allora, abbiamo ancora 1400 dollari. Non bastano per potenziamenti seri, ma... forse per qualcosa di secondario, come per l'appunto i nostri agenti. Allora, provo a dare un'occhiata. 800 dollari per passare dalla pistola alla mitragliatrice e aumenterebbe anche la sua salute. Non è la cosa più stupida della vita, perché il resto costa davvero troppo. Posso aumentare le recinzioni, ma poi non mi resta denaro per pagare i nostri dipendenti. Così facendo ridurremmo casomai la quantità di avversari che arriva in caso di assalto. Ammetto, vorrei migliorare i nostri uffici in modo tale da aumentare la capacità del carcere da 3 a 5 e quella del magazzino da 25 a 50. Comunque sì, resta un edificio molto fatiscente. Va che roba? Ha 2 piani. Forse possiamo avere il cecchino sulla parte superiore. Non sarebbe male. Aspetta, c'era anche la caserma. Posti letto 3, posti letto 4. Ah, è lì che i nostri agenti andavano a dormire.
Volete ridere, figlioli? Mi sono sempre domandato cosa fosse quell'edificio laggiù. Pensavo fosse un extra, invece no, è la caserma dei nostri ragazzi. Ah, ok. Ok, che faccio? Porto la gente in carcere? No, non c'ho voglia. Dai, va bene, lo faccio. Anche se per dover di cronaca quest'oggi non abbiamo arrestato nessuno. Cioè, sono arrivati tutti lo scorso episodio, in pratica. Ah, che spavento! Mi ha fatto fuori... Ma porca miseria, la portiera! Ma dai! Lo avevo appena fatto riparare. Ti odio tantissimo. Ok, fatemi... Ah! È vero che le portine spawnano dopo, ma che stracocchio. Senti, spegni la sirena che non la sopporto più. G per il motore. Faccio prima a premere i tasti della tastiera che altro. Ciccio, lo so, ne ho solo due. Dimmi che mi paghi... 320? Ora che sono stato promosso, ogni carcerato me lo pagano 160 dollari. No, pepepe, col cocchio va di teletrasporto, come ho detto più volte. È inutile rompersi così tanto le balle. A posto. Come alarm? Come alarm? Da dove? Ma porca di quelli per porca, aspetta. No, no, questo, volevo prendere l'arma, quell'altra arma. Oh, porco canaglia. Wow! Stanno già esplodendo cose, non cominciamo bene la giornata? Ok, cerchiamo di centellinare nei limiti del possibile i proiettili ed evitiamo che i nostri colleghi vengano incapacitati, altrimenti mi costano pure di spese mediche. Ok, dobbiamo respingere 23? Ok, mi pento tantissimo di non aver potenziato i nostri muretti, voglio essere onesto con voi. Bani, non sparate al signor Telonoschi. E che sta... Sì, sono tutti Telonoschi da ste parti. Wey, 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 principessa, è certo... Ok, ha eliminato molto rapidamente. Utilizziamo di più la pistola. Aspetta che... Ah, no, c'è troppo bomba mano. Porca miseria. Ok, eliminato. Aspetta, 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 che devo palpeggiare. Buongiorno, scusi, i cadaveri. Munizioni per mitra. Sì, ho appena risparmiato 120 dollari in pratica. Ok, stanno tutti sparando i miei colleghi. Avrei dovuto potenziarli. Altre munizioni per mitra. E che è una riunione. Hai perso un compagno. No, hanno sparato a Maximov. Aspetta, c'è gente dovunque. Mi sta salendo una sia assurda. Aspetta. Signori, bomba mano, non vi siete accorti? Si sono fatti esplodere da soli gli imbecilli. Ok, restano gli ultimi due. No, perché l'avete ammazzato? Volevo andare a palpeggiare i cadaveri. Ok, cura del personale meno 100. Ma mi hanno dato 630 dollari perché ho difeso bene il posto di lavoro. Ok, ok, ok. Allora, aspettate che ricarico. Ho recuperato un po' di munizioni nel frattempo. Sono stato zittino zittino perché se mi distraggo è finita. Allora, ritornando a noi, datemi... Perché abbiamo dell'aglio qua dentro? Scusate, ma non è la vostra cantina. Ma stiamo scherzando? Ma sta gente fa quel che cocchio gli pare e piace. Ok, scarichiamo la refurtiva. Ottimo, meglio che nulla. E... Oh, ragazzi, a sto punto... No, tengo i soldi da parte. Tengo i soldi da parte perché ci vuol sfiga che ci attacchino per due giorni di seguito. Poi ci hanno attaccato anche presto. Sono le 9:30 di sera adesso. Di solito non attaccano prima del cuore della notte. Yay! Io me ne andrei a dormire se non vi dispiace. Ottimo, e come per magia è l'alba di un nuovo giorno e dovrei avere abbastanza denaro da parte per migliorare l'ufficio. Potrei migliorare le strade così arrivano più persone però. Sono un po' combattuto. Abbiamo ancora il vertice del partenariato nel frattempo. Ok, apriamo le porte sperando che nessuno provi a passare. Oh, non mi dire che mi mancano tipo 8 dollari, non costava 2002 il nostro ufficio. Ma mi prendi per il... Ti sto odiando in modi che non credevo possibile. Allora, abbiamo un nuovo contrabbandiere, età dell'autista 39. Anzi no, 2, colore del veicolo grigio. È un ricercato da 400 dollari. Non vedo nulla, buongiorno. Zio Billy, le luci in sto posto. Abbiamo il signor Vaska Kovalchuk. Numero del passaporto a posto. I documenti sono validi. Ha un Grazduk da 4 tonnellate 190. Sì, giusto per qualche chiletto praticamente. Oh no. Oh no, non fatemi controllare le lettere di vettura, che non c'ho voglia. Ok, proviamo a farlo senza uscire dal veicolo. Così risparmiamo dei preziosi secondi. Ok, abbiamo 1, 2, 1, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Porca la miseria. Ho visto adesso che c'è roba anche lì dietro. Ecco qua. E diventerà un 5. Ok, lettera di vettura a posto. Ok, non possiamo perdere tempo. Si sa mai che ci diano qualche missione importante. Signore, mi sembra che sia tutto a posto. Non ho controllato il veicolo. Speriamo che non avesse danni. Non le ho chiuso il portellone. Zio Billy, che casino. Oh, ingresso valido, ispezione perfetta. Mi servono molti, ma molti più punti esperienza. Buongiorno. Oddio, questo trasporta materiale infiammabile o radioattivo. Ok, stiamo a debita distanza. Almeno il covid è finito, mi consolo. 13 barili di materiali ad alto rischio. Ok, 13 luglio 6230, no, tu superi il peso. Vediamo un po'. Ah, è ben dentro. Oh, zio Billy, che faccio contro? Io non mi ci avvicino.
Io ho paura. Oggi mi fido del mio istinto e lo approvo senza controllo. Oddio, ho fatto una minchiata. Ho fatto una minchiata. Ok, facciamo entrare il prossimo tizio. M'hai fatto cagare, Novik? Porca la miseria. Non vado neanche a controllare, mi piglierò le peggio multe. Che dite? Non lo faccio mai più. Lo farò ancora, assolutamente sì. Allora, miglioriamo il nostro ufficio. Rimarrò senza denaro, ma va bene così. E come per magia, abbiamo un ufficio un cicinino più decente. Aumento della capacità del magazzino e di arresto. Meno male, fatemi dare un'occhiata veloce veloce alla struttura. Ah, la prigione non è più qua dietro. Ora cos'è? Questo è il magazzino? Arresto preliminare. Oh, va che bella prigione che abbiamo adesso. Apri, 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 apri. Carina. Oddio, abbiamo un gabinetto decente e non un buco sul pavimento. Gli diamo anche lo spazzolino che condividono assieme al resto dei detenuti. Oddio, il posto è cambiato completamente. Ora il computer è lì. Avrei preferito... Aspetta, ma come siamo messi? Ah, ok, ora ho capito come è sviluppata la struttura. Cos'è sta specie di porta del garage in parte alla prigione? Abbiamo riciclato quello che abbiamo trovato. Posso salire la scaletta io? No. E siamo pieni zeppi di cemento e altri materiali buttati là. Ok, ok, va bene, almeno il posto ha un aspetto migliore. Oddio, ma siete tutti con materiali ad alto rischio? No, barili di petrolio? Diciamo che sono 12, più o meno sì, più o meno sì. Controlliamo che il veicolo sia a posto. Ma quest'oggi, come ho detto, hanno fatto tutti i bravi bambini. A parte quell'altro che aveva 826 contravvenzioni. 8 maggio, ma è il 6 maggio. Ah, speravo di sgamare il tizio. 4.240, sei dentro anche con il peso. È una Zagre 53, diciamo che la targa è giusta. Diciamo che la targa, perché apro già la sbarretta. Così intanto ci prendiamo avanti. Controllo concluso. Diciamo che sembra tutto a posto. È una della Repubblica del Kagastan. Aspetta, non funziona? Speravo di poter affrettare il tutto. Veloci con quelle sbarre. Posso migliorarle in modo tale che si aprano più rapidamente. Ovviamente non era il ricercato. Qual è la missione giornaliera? Peraltro, raggiungi i luoghi indicati e accertati che siano sicuri. 640 dollari per farmi sparare addosso. Che bella cosa. È già incazzato di primo mattino? Lo prenda, ma me lo deve restituire. Ci sono affezionato. E invece no, scappo col tuo documento. Lallallero, lallallà. Ah, ok, adesso ho capito come è messo il computer. Mi ci vorrà un attimo abituarmi a sto cocchio di ufficio. Allora, non fare il coglione, Lonino, che sono già le 12. Allora, abbiamo il signor Adam Butkus di Cool. Direi che tutti i documenti sono in regola. I numeri corrispondono. La targa è la sua. È incredibile, ma vero. Il veicolo è brutto da far schifo. Ti prendi il tetano anche solo a guardarlo. Ma direi che è tutto a posto. Incredibile quante approvazioni in questo episodio. Avanti il prossimo. Oh, davvero, ragazzi, neanche un criminale. Signore, la prego, mi dica che almeno lei è un criminale. Cosa sta accadendo? Oh, almeno ho fatto tutti gli ingressi validi e ispezioni perfette. Questo c'ha subito dei barilotti dall'aspetto molto furbino. Birra. Lo arresto per una questione di principio, ma vabbè, dettagli. Signore, mi dia i documenti, grazie. Lei c'ha la faccia furbina, io non mi fido minimamente. Signor Mirat Batayar. Marat, ecco qua, già subito il nome che non mi combacia. A bordo, no, questo non è un barile a 4x4, ma in nessun universo parallelo. Allora, aspetta un secondo che a sto punto controlliamo anche il colore dei documenti. Questo corrisponde. Forse ce ne sarà uno, non va. Eccolo lì, il timbrino sembrerebbe essere corretto. Almeno quello, ciccio, almeno quello. Aspetta, fammi vedere in che stato è il tuo veicolo. Non dovrebbe avere un paraurti questa automobile, scusate. Gli specchietti li hai tutti? Aspetta, adesso ho visto il finestrino rotto. Pezzo di erba, quasi non me ne accorgevo. Quindi finestrino rotto e paraurti mancante. Le gomme sono integre e hai anche un fanalino rotto. Che culo. Signore, direi che tutto ciò non verte a suo favore, quindi mi permetta di rifiutare. Oh, aspetta, non avevo messo regole d'ingresso. Ah, mi sono completamente dimenticato, ho segnato solo i... È un errore che faccio spesso, lo ammetto, è un errore che faccio spesso, purtroppo. Spero che arrivi il ricercato, che 400 dollari non mi farebbero schifo. Vabbè, non importa, comunque era da rifiutare. Solo 70 dollari. Ma porca la miseria, salve signor straniero. Noto ai più come Nur Okafor. Bellissimo, bellissimo proprio nome. E diventa Okafer, che lì qua. Allora, vediamo cos'altro mi combini. Azam 72. No, questo non è un Azam in nessun universo parallelo, ciccio. Quindi anche la tipo di veicolo è sbagliato. E per il resto... Oh, il veicolo almeno sembra tutto integro. C'hai due bagagli di... Maronne.
Troppe, no, 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 non ce la faccio. Mi sale l'ansia, allora non mi metto ad aprire, a cosare. Facciamo solo un conteggio veloce, veloce. E vi sarò tutti felici e contenti. 5-2, 5-2. Vabbè, tanto ti devo rifiutare, Ciccio, a prescindere. È l'ultimo cliente della giornata. Siamo stati rapidissimi. E insomma, sono le tre passate, Ciccio, ma vabbè, dettagli. Allora, controllo concluso e refutational. Il simbolo, il timbrino era giusto, giurerei. Allora, aspetta che ne approfitto a sto punto per andare alla caserma di... anzi, centrale di polizia. Pa-pa-para. Ti prego, dimmi che ho fatto un controllo perfetto. E la risposta è... para-pa-pa. Rifiuto giustificato, ancora 70 dollari. Allora, sono pieno zeppo di proiettili come non ci fosse un domani. Non so neanche perché mi porto via la pistola. Ma per adesso va bene così. Allora, il veicolo... veicolo ha visto giorni migliori. Anni sono stati crudeli. Questo è poco ma sicuro. Teletrasportinen. Tec. Gioco, io te lo giuro, se domani non trovo neanche un contrabbandiere e via dicendo, ti disinstallo. Io voglio accoltellare i veicoli altrui. Ho 3 ore per il teletrasporto. Che è? Ok, mi sa che dobbiamo parlare con la gente che si trova all'interno. Ciao principessa, come andiamo? Compagno, ti devo chiedere un grande favore. Il comandante mi ha assegnato di nuovo a questa dannata pattuglia. E io ero già d'accordo con i ragazzi per giocare a carte. No, era per andare a baretto. Ancora potresti sostituirmi. Ti ripagherò in qualche modo. Ispeziona le aree, elimina minacce, 640 dollari. Ok, abbiamo 10 minuti per... oddio, sono quasi tutte zone boschive. Che due balle. Ok, la prima è letteralmente dietro l'angolo. Ehi, per una volta che non ho acceso le sirene. Ma è il tizio che ho fatto entrare prima? Mi sa di sì, non vorrei dire una cavolata delle mie. Allora, cerchiamo di non farci sorprendere. Usiamo il veicolo come copertura. Non era qua la zona da controllare, scusate. Sì, infatti mi ha dato l'approvazione. La prossima è poco più avanti, al bivio della segheria. Devo andare a destra. Maledetti boschi. E qua che i criminali di solito fanno i furbacchioni. Ti prego, dimmi tutto tranquillo. No, meno tranquillo del previsto. Meno tranquillo del previsto, scendi. No, mi spaccano tutto il veicolo. Ti spacco io qualcos'altro, ma vabbè, dettagli, dove stanno? Eccolo laggiù, ok, eliminato. Per fortuna che ci mettono il triangolino. Pane. Aspettiamo di smazzucarmi il veicolo. Ok, eliminato anche questo. Aspetta. Il lato positivo è che dopo posso palpeggiare. Dove sei? Là sopra? Che culo. Colpo alla testa. I loro corpi. Senza il benché minimo. Più morto? Bravo. Rispetto. Ok, ho ancora 8 minuti, ma ne approfitto, come dicevo, per fare all'amore con questi tizi. Munizioni per il fucile. Guarda, il fucile in realtà non è un'arma che mi abbia soddisfatto più di tanto. Un coltello da cucina. Sì, ma stai calmo. E che cocchio, si vede che eri in mezzo imbriaco. No, mettilo nello slot. Che? Ma è buggato. Aio! Ok, facciamo doppio click. Se non azzecchi esattamente il pixel, non riesci a mettere dentro la bottiglia di vodka. Ovviamente siamo in paesi dell'est, quindi tutti devono girare con dei super alcolici tipo vodka nell'inventario. Che è l'ultimo cadavere, non so dove cocchio sia finito, quindi torniamo a bordo del veicolo. Siamo qua di Vlado. Aspetta che non ho acceso la sirena. Quindi la gente non si ferma, mi ero completamente dimenticato. Ah, postone. Magari non entriamo a darmi spianate, Lonino. Ciao Vlado, come va? Tutto bene? E di che faccio? Gli vendo un coltello? Non ci guadagnerei nulla? No, perché volevo comprare il coltello militare, che è una versione decisamente più decente dello schifo che mi danno di solito. Che faccio? Posso vendergli la pistola? In effetti sì. Teniamola da parte nel caso per un po' io non vedessi munizioni. E a munizioni per il mitra invece siamo messi anche troppo bene. Ciao Vlado, saluti a casa. Aspetta, anzi, dammi mezzo secondo, perché cos'hai come armi contundenti? Il piede di porco è molto più serio del tubo del gas. Vabbè, dai Ciccio, torno a prenderlo casomai in un secondo momento. Che faccio? Compro una pala? Un badile? No. Non spendiamo i soldi solo perché non può da parte. Aspetta, lo riconosco! È il tizio che ho controllato prima! È sicuramente lui, signore, si sposti! Ok, devo passare vicino al cimitero e mi tocco le balle. E dovrei trovare l'ultimo luogo da controllare. Però, visitando il cimitero e mi tocco le balle parte seconda, almeno lo sblocco come location per il teletrasporto rapido. Credo. Ok, basta così? In caso di necessità. Allora, il luogo, come dicevo, è... poco più avanti, missione compiuta. Yay! Ferma tutto, perfetto. Perché non mi faccio mettere sotto, lo eviterei volentieri. E teletrasportiamoci direttamente al posto di frontiera, prima che qualcuno mi venga addosso. Compagno, spero che tu sia riuscito a fare tutto. Abbiamo 1432 dollari. Ah, non male. In verità volevo migliorare quelle
Quelle barriere... Ovviamente, guarda, ma che casino che ha lasciato i ragazzi. Dicevo, volevo migliorare le barriere, ma mi sa che non abbiamo abbastanza dindini. Oh, li abbiamo, ma poi non mi basterebbero per pagare le genti. Ok, speriamo che stanotte non ci assaltino, ci vuole anche un po' di culo. In verità speravo che arrivasse il ricercato, così da guadagnare quei 300-400 dollari, quanti cocchio erano. Però, oh ragazzi, abbiamo già migliorato un attimino il tutto, ottimo. Ed è l'alba di un nuovo giorno, yay, nessuna aggressione. Se ho capito bene, io posso essere promosso fino al livello 10. Per adesso sono al livello 4 come tenente. Quindi potremo aumentare di un sacco i guadagni per un'ispezione perfetta e per i detenuti che portiamo in galera. Avete capito perché io voglio che arrivino i criminali? Perché a prescindere ci guadagniamo uno sfacelo di denaro. Ok, appena ho i 1600 vedo di rinforzare un attimino le difese perché... Oddio. Sono un po' combattuto perché più gente arriva e più proiettili e merce di contrabbando posso recuperare dei loro cadaveri. E che non c'è mai tempo. Allora, i fanalini ce li hai, quindi non sei un contrabbandiere. Fammi vedere la capretta. La capra è molto viva allo stato attuale. Buongiorno signor Igor Grigorievich. Il nome è corretto, trasporta una capra. Aspetta, quanti... No, ma non questo, l'altro. Volevo fare un controllino di... 55 anni? Il crimine... Oh mio Dio, sono aumentati un sacco il numero di contrabbandieri. Abbiamo 53 anni, numero di targa parziale XJ bla bla bla. Colore del veicolo grigio. Questo mi sa di grigino? O mi sbaglio io, santo daltonismo? Aspettate che faccio un controllo perché a sto punto... Sono entrato con la capra. Dicevo, a sto punto non mi fido. Ora ho capito perché mi sembravi strano. Avevo già visto la tua faccia, Igor. No, 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 scendi dal veicolo, ciccio. Sei il criminale che stavamo aspettando. Il veicolo in sé era a posto. Ma io ho detto, sta faccia l'ho già vista da qualche parte. Porca miseria, sui manifesti. Sono la peggiore guardia di frontiera che sia mai esistita. Però mi dovrebbero pagare bene. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. Ed in più abbiamo vinto un veicolo. Ciccio, toglilo dalle balle. Mi pagano? Mi pagano? 400 dollari. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, tira la leva. Yeah, yeah. I specchietti ce li hai? E mi sembra i grigio anche questo veicolo. Allora, aspetta un secondo. Perché mi sale il daltonismo over 9000. Facciamo che tengo sempre attiva la torcina UV a prescindere. No, il veicolo non sembra avere irregolarità. Signore, carietta triste, ancora non ho fatto partire i controlli e già lei è super depresso. Mi dia qualche secondo, signor Asanat, e le darò un valido motivo per essere depresso. 4 sostanze infiammabili e 3 bottiglie di vino. Diciamo di sì. Più o meno vedo 3 barili e circa... Diciamo che è giusto, allora. Hai un peso complessivo di 3.500... siamo fuori di peso del veicolo. Tuttavia, mentre controllavo, non ho visto irregolarità. I finestrini sono tutti integri. Se, i veicoli sono in condizioni pietose. Siamo onesti, ma quanto si apre? Non si poteva aprire lateralmente? Vabbè. Beh, lo dobbiamo rifiutare perché c'è un errore nella scheda del veicolo, tecnicamente. Non faccio una minchiata, giusto? Lo dobbiamo rifiutare perché il peso è eccessivo. Mi sale un piccolo dubbio, perché sto gioco ogni tanto c'ha le regole un pochettino furbine e volutamente programmato in questo modo. Fuori dalle balle, ciccio. Spero che tu non mi faccia perdere denaro o ti disinstallo la faccia, cefoni. Buongiornissimo, aspetta un secondo, a te manca uno specchietto. Sì! A lui manca uno specchietto. Rifiuto giustificato, ispezione perfetta. Allora, questo è il tizio senza specchietto che stavamo aspettando. Sì! Oh, finalmente sono arrivati i criminali, signore. Scenda dal veicolo, scenda dal veicolo. Buongiornissimo, che ora mi diverto io, porca la miseria. Allora, tiriamo fuori il nostro coltello molto ma molto militare. Fai solo attenzione alla tappezzeria. Fidati ciecamente. Con le taniche di alcol. Ma guarda un po'. Non è roba mia, signore. No, 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 certo, l'avrà lasciato qua il conducente precedente, sicuramente. Ah, ma questi sono i nuovi pneumatici militari. E invece che aria e tutte cose, ci mettono direttamente l'alcol. Perché funziona meglio sui terreni sterrati e tutte cose, lo sanno tutti. Allora, questo lo posso spaccare così? No, vuole l'accetta. Vabbè, scusi, scusi, ho sbagliato, non rompa le balle. Una marea di alcol c'era lì dentro. Ottimo, trasporti qualcos'altro, ciccio. Oh, zio Billy. Ok, arriva un momento nella vita di un controllore di dogana in cui deve scaricare, ma proprio uno sfacello di merci. Vai, vai, vai. E vabbè, dillo che mi odi. Picchio male tutta la lettera di vettura. Ok, qua mi sembra tutto a posto. Questo molto meno a posto. O almeno ha messo l'alcol in frigorifero. È un contrabbandiere che ci pensa. Non vedo nulla per colpa dell'effetto UV. Vediamo qua. Sembra tutto a posto. Niente alcol nel cemento. Si dice cemento armato, ciccio, non cemento ubriaco. E che stracocchio. Perfetto, altro alcol anche qui. E c'è qualcos'altro in mezzo ai barili?
Direi di no. Quanto alcol ho recuperato, peraltro? Scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Possiamo fare di meglio? Sicuramente sarà nascosto da altre parti. Se controllo tipo pneumatici posteriori, no. Spero non mi dire che l'hai nascosto nel motore. Tanica di alcol! Lo sapevo, aspetta che devo aprire entrambi i lati. Di solito abbiamo una vista migliore. E non l'ha nascosto nella batteria. Bravo, bravo Ciccio, sono fiero di te. Ok, non mi pare che ci sia altro alcol, però se proprio devo rompere... Aspetta, non ti ho chiesto neanche i documenti, è vero. Allora, già la fotografia non mi corrisponde. Facciamo tutto, tutto, tutto ti faccio. Vediamo il numero di passaporto. Sarà sicuramente sbagliato. Fatim Abad, Fatim Abed. Eccolo qua. E come ben sappiamo, ti manca anche uno specchietto. Ok, direi che abbiamo fatto tutti i controlli. Stavo per rimandarlo al veicolo? Assolutamente sì, perché sono un pirla. Ok, sto controllo mi ha richiesto decisamente troppo tempo. Quanti sono qua dentro? Solo due? Possiamo fare di meglio? La giornata è ancora... Quanto è lunga la giornata? Non abbastanza. Non abbastanza. Che è sto rumore? C'è un rumore strano? Max e il coglione di Novik che non riusciva a uscire dalla porta. Si era buggato. Non ho visto quanto mi hanno dato, dannazione. Vabbè, non importa, spero che il controllo fosse tutto a posto. Magari mettiamo via il coltello. Wey, 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 wey. Pezzo di erba. Pezzo di erba. Ma porca la miseria. Aspetta, gira a destra. Sì, ha girato a destra? No, 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 ha girato a destra. Veloce, 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 veloce. Parti. Accendi le sirene. Ma porco canaglia. Sti bastardi che non c'ho tempo da perdere io. Mi fate andare avanti l'orologio. Che succede? Si è fermato da solo, è andato addosso a qualcuno. Signore, si è pentito delle sue azioni, aspetta. Scendimi dal veicolo. Cos'è accaduto, Ciccio? Ma per davvero, sei in arresto? Che giornata di merda. Dillo a me, porco canaglia. Aspetta che do un'occhiata, vediamo cosa aveva di contrabbando il furbacchione. Ora sono un criminale normalissimo. Adesso sospetto di cose, aspetta. Non posso aprire il frigorifero? Vediamo un po' se all'interno trasportava qualcosa. E dai. Ah, un po' di cocaine. Perfetto. Voleva solo divertirsi a qualche festino e tutte cose. Fammi controllare anche le gomme, perché a questo punto gli sventro l'auto direttamente qua, senza stare a rompermi le balle più di tanto. Gioco, quando vuoi riteletrasportarmi alla frontiera non m'offendo. Perché nella foto c'era Novak lì, come cocchio si chiama, che fa i controlli. Ho capito, spegni la sirena. Aspettate che mi stavo dimenticando di scaricare il nostro simpatico detenuto. Olè. Beh, è abbastanza ovvio, guarda la sbarretta, porco cane. Dicevo, è abbastanza ovvio che quest'oggi non riuscirò a controllare tutti. A meno che i prossimi non sono personcine tutte in regola. Beh, aspettiamo altri 4 contrabbandieri. Dobbiamo fare riferimento soprattutto all'età dell'autista. Quindi teniamo gli occhi aperti. Buongiorno. Senta, siamo pieni di contrabbandieri, guardi, se lei ha tutti i documenti in regola mi farebbe un gran piacerone. Mappa, togliti dalle balle. Save the Brave! Oh, zio Billy, sono già le 4, 17 giugno, Zaved, 2 cemento e 5 bagagli. Chi è che porta via i bagagli e il cemento? Ma che senso ha, Ciccio? Ok, Ciccio, voglio fidarmi, ti cucchi il timbrino verde. Sì, sì, vattene, vattene, vattene. Fammi entrare il prossimo. Non mi dire che era l'ultimo e ho affrettato i controlli per nulla? Vabbè, l'importante è che sia dentro. Ok, ispezione perfetta, $190. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, buongiornissimo signore. Allora, attivami subito l'UV. Vediamo un po', sembra tutto leggero. Ehi! Grazie dei documenti. No, 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 vieni a giocare con noi. Vieni a giocare con lo zio Telonoschi, che stracocchio. Allora, ritornando a noi, vedo della merce che non dovrebbe esserci. E vedo che i maiali hanno un po' di problemi, soprattutto questo. L'altro lo vedo abbastanza messo bene. Ma questo maiale a quanto pare è un tossicodipendente. Ma dimmi te, non ci sono più i porci di una volta? E un'altra unità di... Ok, cosa c'ho? Inventario pieno. Oh, ma porca la miseria. Signore, lei non mi fugga nel frattempo? O le tiro una picconata sulle gengive? Che stracocchio. Beh, abbiamo ampliato il magazzino. Quindi, aspetta, dov'è il magazzino? No, dov'è il coso del magazzino? Questo? E ditemele ste cose che poi mi confondo da solo. Guarda la roba che abbiamo requisito. Se tornano i tizi che mi chiedono come si chiama la roba di contrabbando, è fatta? Faccio giusto un controllino qua dentro. Questo è a posto. Devo anche controllare il motore, in effetti, perché a volte mettono la roba anche lì dentro, ma... Sembra tutto legit, per davvero. Ah, ecco dove nascondevi la roba buona. Perfetto, abbiamo altri stupefacenti. Oddio, non mi sento troppo stupefatto. Signore, nel frattempo le regaliamo le manettozze. Stai facendo un grande errore. No, 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 guarda, l'errore l'hai fatto tu. Porco canaglia, e siamo peggio di quelli di Arsors che noi altri. Ne abbiamo 4. No, 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 fine giornata vedo di consegnarli direttamente in prigione. Che faccio? Controllo anche i documenti? Tanto che ci siamo.
Ah, non li ho più, perché l'ho arrestato. Ma che cazzata. Dai, dov'è? Maximov. Ah, è là che si fuma la sigaretta? Ciccio. Dai, avanti, liberami tutta la zona di carico. Ah, posterrimo. Ok, mi dà comunque 190 dollari. È meglio che tu vada a riposare. No, no, ma che vado a riposare. Allora, consegna di contrabbando. Scusi, mi togli i sottotitoli. Intercetta la merce di contrabbando lasciata e sconfiggi tutti i contrabbandieri che capiteranno sulla tua strada. Ah, ma questa è nuova, quindi. Allora, passerei dal negozio di Vlado. Arriviamo alle 19, è un po' tardino, ma è meglio che nulla. Sì, avrei dovuto riparare il veicolo. Sarebbe stata la scelta migliore. Aspetta, oddio, aspetta. Allora, sirena e luci. No, luci accese. Luci accese, perfetto, dove devo andare? Devo tornare indietro. Che casino che è ogni tanto sto gioco, figlioli. Voi non ci avete idea. Allora, devo svoltare a sinistra alla prossima, se sono andato in direzione corretta. Yay. Speriamo che i tizi siano a bordo di un veicolo lento, così mi sarà più facile riuscire a buttarli fuori strada. Sta arrivando, signor Telonoschi. Salve, signore. Scusi? Ah, è un agente di polizia? Aspetta un secondo. Stavo per metterla sotto, razza di idiota. Dica. Compagno, l'aereo dei contrabbandieri potrebbe arrivare da un momento all'altro. Probabilmente i gangster sono già lì, ma io non ci andrò. Ho visto di cosa sono capaci. Se vuoi rischiare la vita per questa misera somma, non ti fermerò. In effetti non ci pagano tanto. Ok, dobbiamo raggiungere il luogo di consegna e trovare e mettere in sicurezza la merce di contrabbando. Sì, ma dov'è che devo andare? Scusi, alla fine? Beh, c'è il rumore di un aereo. Dove poi è l'aereo? Ecco l'aereo. Ok, raggiungi il luogo di consegna. Sì, ma dove? Da laggiù? Eh sì, certo, in 58 secondi. Ma siete scemi nel cervello, aspetta. No, non ce la faccio, devo ancora far manovra. Porca miseria. Forse se raggiungo il luogo di consegna posso prendere la roba senza combattere i contrabbandieri. Vabbè, ci proviamo. Ma in 30 secondi con sto veicolo DM non posso fare i miracoli nemmeno io. Ok, devo andare dritto? Aspetta che non riesco a premere tutti i tasti contemporaneamente. No, si levi, ho visto c'era un tizio che arrivava da destra. Corri Telonoschi laggiù, papara. Vai. Dai che così fatta. 14 secondi. Dove vuoi è la roba di contrabbando? Eccola laggiù, la vedo. Veloce, prendi tutto. L'ho presa. Ok, vabbè, ma c'è altro? Vabbè, ce ne sono anche altri. Non mi ero accorto. Preso anche questo, tira fuori il mitragliatore. C'è un'altra anche qua giù. Corri. Prendi tutto. Un'altra da questa parte. Magari sto accendendo la torcina. È anche più semplice la mia giornata. Ottimo. E l'ultima. No, questo era un tronco mob. Dettagli. Uai, ehi, mani. Ok, eliminato anche questo. Aspetta, che sono tutti dietro di me. Neanche a farlo apposta. Signori, la possiamo risolvere pacificamente. Oh, era allergico al piombo, come non detto. Ora la possiamo risolvere molto, molto meno pacificamente. Uccisi tu te? Sì, direi di sì. Speriamo che non arrivino altri tizi. Ah, ecco dov'era la roba di contrabbando. Signore, meno male che mi ha sparato. Munizioni per il fucile, non ce l'ho. Oh, non me ne sarei accorto. E voilà, abbiamo recuperato. Mani, da dove siete arrivati all'improvviso? Mi avete fatto cagare in mano? Razza di idioti, aspetta. Non lanciate le bombe a mano, mi raccomando, che sono allergico io a quelle. Ok, c'è un tizio dietro il mio furgone. Dovrei avere qualche secondo per palpeggiare i cugini. Ehi, mano. Levati dal mio furgone, è un reato. Morto? No, molto vivo ancora. Potresti essere meno vivo? Grazie, molto gentile da parte tua. Oh, questa missione mi ha messo un sacco di ansia addosso. Intercettare i carichi con gli aerei e tutte cose. Chi altro avevo ammazzato? Ora c'ho i vuoti di memoria. Che poi mi desponano i bastardi. Munizioni per il fucile da cecchino. No, non l'hai prese, Lonino. Aspetta, ridagliele. Ora l'hai prese. Ok, direi quindi missione compiuta. Mi hanno pagato un sacco. Ritorniamo al posto di frontiera entro le 21. Bene. Oh, almeno abbiamo un bel po' di denaro. Aio, e basta con sta sirena. Ciccio, ripara sto cocchio di veicolo. È un miracolo che non sia ancora esploso quest'oggi. Oh, molto ma molto meglio. Dovrei anche potenziare. Sì, sono riuscito a fare tutto, capo. Perché metto via il mitragliatore? Abbiamo sprecato più munizioni che altro, ma ne abbiamo ancora nel nostro magazzino. Oh, porca miseria. Mi sono appena accorto di avere l'inventario pieno zeppo di roba di contrabbando. Non vorrei che qualcuno sospettasse. Si sa, ma perché, che succede? Vabbè, mettila nel deposito 2, zio Billy. Ma tutto ti devo dire io. E aspetta, queste non mi servono. Abbiamo munizioni per il mitra da parte? Sì. Ok, aspetta.
Questa è meglio che la mettiamo via. Non, si sa mai, figlioli. Allora, con 2900 possiamo fare i big potenziamenti. Oddio. 5300 per migliorare le strade. Ma siete dei pezzenti. E se reclutassimo altro personale? Uno in più, migliorando un attimino la caserma? Oddio, però no. Io voglio migliorare le recinzioni, perché se continua a schiattarmi la gente, non la finiamo più. Che faccio? Che faccio? Non ho abbastanza denaro per entrambi, purtroppo. Ok, ok, vediamo di assumere un'altra guardia. Vai di miglioramento della caserma. Anche se lo facciamo nel cuore della notte, non mi pare la cosa migliore. Ed ecco qua! Caserma parte seconda. Aumento del numero di letti per il personale. In sto posto ti pigli il peggio tetano, ma insomma ci siamo capiti. Ok, figlioli, zio Billy, che buio. Non si vede niente. Ma possiamo avere un sistema di illuminazione? Scusate, davvero non c'è mezzo faretto qua fuori. Dicevo, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sono stato già abbastanza traumatizzato. Spero che non mi aggrediscano durante la notte. Vediamo un po'. No, sembra tutto tranquillo. Alba di un nuovo giorno. Oh, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Probabilmente stiamo per avere un nuovo evento giornaliero. Criminale dell'Arcade, guarda, ne che fa la posta. E noi ci vedremo in un prossimo video, zio Billy. Come fa a rispettare le norme igienico-sanitarie costruttive e via dicendo, norme di sicurezza a sto posto? Non ci è dato sapere. Ciao ciao!